Forse stavi pensando ai golosi muffin alla Nutella. Forse stavi pensando ai morbidi cheesecake o al mitico donuts. Forse ci stavi pensando. Ma di sicuro adesso sì. Scopri il McCafé, il gusto McDonald's, tutte le sere, eventi e sorprese al McCafé. A Montesilvano, Corso Umberto 7 e a Pescara, Viale Marconi 375. Salve a tutti da parte mia, da parte di Paolo Minucci, ben trovati alla visione e all'ascolto di Chi ti informa, un'altra puntata che vivremo in compagnia del collega Americo Carissimo. Ciao Paolo. Che ringrazio e saluto cordialmente, e assieme ad un grande personaggio della politica regionale e teatina in modo specifico, è l'assessore e il consigliere regionale, già presidente della provincia di Chieti, l'avrete subito riconosciuto, Mauro Febo, grazie per essere intervenuto. Buonasera. E allora entriamo subito nel merito, perché sono tante le argomentazioni di cui trattare, di cui disquisire. Io vorrei iniziare da un capitolo a lei molto caro, la sanità, perché si continua a parlare della creazione di un altro ospedale, di un'altra realtà ospedaliera. Voi vi siete battuti sui banchi dell'opposizione per cercare di scongiurare tutto ciò, ma effettivamente a Chieti si sente questa esigenza? Ma noi ci siamo battuti, e credo a ragion veduta, perché questo governo regionale ha posto in essere alcune delibere fatte dall'allora commissario Chiodi, che però erano state fatte ma non mai portate avanti, fatte perché c'era un obbligo legislativo, ma poi diciamo l'attuazione di queste delibere si poteva rinviare, e lo abbiamo rinviato. La cosa strana è che chi allora ci contestava e ci diceva che le delibere che andavano revocate, nel momento in cui è andata al governo, sto parlando della giunta di centro-sinistra, parlando soprattutto dell'assessore alla sanità Paolucci, che era segretario regionale del PD, non ha fatto altro che applicarle, anzi andarci proprio col macete sull'applicazione. E io credo che quello che è successo questi giorni con queste bufere di neve dimostri la giustezza della nostra opposizione, visto quello che è successo per esempio a Sulmona, dove una donna ha partorito grazie al mantenimento del presidio ospedaliero di Sulmona, che qualcuno invece, punto nascita, che qualcuno invece voleva chiudere, lo ha mantenuto in piedi solo perché ci sono stati problemi interni alla maggioranza, problemi comunali, eccetera, hanno trovato l'escamotage per dire rinviamo la chiusura quando, eccetera. Quindi credo che abbiamo fatto bene. Su Chieti veramente la cosa, insomma, che ci sono problemi all'ospedale, lo sappiamo tutti, in tutti gli ospedali d'Italia, non solo a Chieti, insomma, di oggi, di ieri, le notizie di quel che è successo in Campania al pronto soccorso. A Chieti esiste una realtà, che c'è un ospedale, che ci sono voluti 40 anni per costruirlo, quindi oramai è un ospedale obsoleto in tutti i sensi, anche dal punto di vista sanitario, perché chiaramente... Costruito anche male. La sanità... No, ma guardi, l'ultima consegna, lei ha ricordato che sono stato anche presidente della provincia, ma... l'ultima inaugurazione, dove sono le due criticità, le due palazzine sono state inaugurate quando io ero presidente della provincia, e i giornali titolarono due grandi assenti: Mauro Febbo, presidente della provincia di Chieti, e Nicola Cucullo, sindaco di Chieti. Perché noi denunciamo da anni come era stato realizzato e perché era stato realizzato in quella maniera, cemento impoverito e tutto il resto. Adesso i nodi sono venuti al pettine dopo il terremoto dell'Aquila, e chiaramente lì bisogna intervenire, ci mancherebbe altro, ma da due ali che costituiscono poco meno di un quinto dell'intero plesso a dover costruire un ospedale ex nuovo, ce ne passa, ma la cosa che a noi non va e che ci opporremo a tutti i livelli non è la realizzazione dell'ospedale, è l'esternalizzazione dei servizi, cioè si vogliono esternalizzare 12 servizi. Quindi, come al solito,
man mano che scadrà, man mano che i servizi scadranno, si andrà ad appalto alle cooperative. Insomma, io credo che i cittadini sanno come funziona il CUP. Ho oggi purtroppo la cucina all'ospedale di Chieti, ragazzi che vengono presi a lavorare 20 ore a settimana, 24 ore per 512 euro e magari devono andare pure a Treglio, perché la sede del CUP è a Treglio, oppure alla cucina, lavorano 12 ore, voglio dire, cioè, c'è anche questo risvolto sociale. Qui stiamo veramente impoverendo il territorio. Lì abbiamo 1600 lavoratori che oggi hanno uno stipendio dignitoso, chi più alto, chi più basso, chi fa il primario, chi fa... Voglio dire, ma cioè, noi esternalizziamo 12 servizi per far entrare le cooperative su un sistema sanitario come quello di Chieti, così importante, che vale per una città capoluogo come Chieti, per l'università, perché non dimentichiamo che noi siamo l'unico ospedale clinicizzato e che oggi copre anche tutta la Val Pescara, quindi voglio dire, non è che siamo contrari. Ma potrebbe essere una delizia, invece continua ad essere una croce per la città. Dovrebbe essere una croce, quando invece bisognerebbe fare un ragionamento serio, sedersi a un tavolo, le parti, gli attori principali, quindi il comune, la regione, l'università, e ragionare, perché anche noi siamo favorevoli a un ospedale di secondo livello, ci mancherebbe, in collaborazione con Pescara, perché si può fare solo in quella maniera, e quindi portiamolo avanti in quella maniera, ma sediamoci, ragioniamo su cose serie, non su senza fare clientelismo, tanti investimenti che danneggiano non solo la città di Chieti, ma la sanità regionale. I dati negativi della CNA, della Confartigianato, parlano di Chieti maglia nera per la mortalità di imprese. Ci si aggiunge la circostanza non favorevole della fuga degli studenti dall'Università d'Annunzio. Questa crisi economica è davvero così irreversibile? Ci sono delle soluzioni? Ma guardi, la crisi è generalizzata. Io credo che non riguardi solo la città di Chieti, o l'Abruzzo. Purtroppo l'economia, a differenza di quel che diceva qualche tempo fa il presidente Renzi, l'ex presidente Renzi e qualche altro, insomma, chi vive la realtà, io nella vita faccio politica, ma faccio soprattutto altro. Dicevo sempre, quando facevo i miei comizi al famoso referendum, dicevo: inviterei Renzi e il presidente D'Alfonso a venire una settimana al mio studio, li faccio rendere conto di com'è la situazione. I dati sono terribili, il settore del popolo delle partite IVE è decimato in questi 8 anni. Chieti vive una difficoltà forse più di altre realtà, poi se vai in giro ti accorgi che insomma, anche altre realtà hanno difficoltà. Chieti aveva delle eccellenze che ha perso non per colpa degli amministratori locali, ma per scelte nazionali. Voglio dire, Chieti aveva 2 caserme importanti, 2.000-2.500 ragazzi, parlo della Berardi e dei Carabinieri, che non esiste più l'esercito e quindi non esiste più, quindi lo hanno tolto altri. C'è il decentramento, c'è stato il decentramento di alcuni uffici, lì sono state scelte politiche sbagliate fine anni 80, partendo dalla famosa Teatro Center a Chieti, che decentrò l'INPS, e da allora c'è stata questa corsa a decentrare, che se da un lato avvantaggia chi viene da fuori Chieti, perché andare all'Agenzia delle Entrate, che prima era al centro della città, la città alta, oggi è a Madonna delle Piane, quindi vai, trovi il parcheggio, a Chieti nella città alta hai difficoltà, è chiaro che avvantaggia, chiaramente indebolisce la città. La scelta di portare fuori dal centro storico l'ospedale di Chieti chiaramente ha danneggiato. Lei immagini un intero quartiere che non ha più 800 dipendenti giornalieri, 350-450 ricoverati con tutto ciò che ci gira attorno. Io credo che sono fatti che indeboliscono. A questo mi permetto di dire che ci sono delle scelte anche di bilancio. Qualcuno qualche tempo fa ha deciso che bisogna per forza fermarsi con il debito pubblico, per forza risanare i bilanci, per forza avere la copertura finanziaria, e ci troviamo di fronte a un default di tutte le amministrazioni, che non hanno più la capacità di fare scelte programmatiche per far ripartire la città. Se ci fossero fondi
da poter utilizzare, tu sei impossibilitato a poter accedere se si dovesse, perché quello poi è il problema della città in questo momento enorme, che per anni purtroppo non è stato recepito, quello del parcheggio. Oggi ti trovi in difficoltà perché tu finalmente che la città ha capito che abbiamo bisogno del parcheggio. Come si fa il parcheggio? Non hai possibilità di accedere più ai fondi perché ti hanno tagliato tutto, quindi bisogna ragionare oramai in termini diversi e arrivare. Il dato indubbiamente è fortemente negativo, ripeto, Chieti ha una opportunità, anzi diciamo che ce ne ha due. Cioè? Una che è quella che si sta mettendo in campo, che è quella famosa delibera, il famoso accordo di programma con la Regione e con altri enti per la riacquisizione al proprio patrimonio e la destinazione diciamo, ad una serie di uffici, l'ex caserma Berardi, l'ex ospedale militare, quindi questo servirà da accentramento, ma credo che avremo un'altra diciamo, occasione non meritoria da parte degli amministratori di Chieti, che non c'entriamo niente, ma è stata fatta a livello nazionale la scelta di chiudere gli ospedali considerati minori e quindi Lanciano e Vasto, quindi Chieti si troverà ad avere un tribunale che deve assorbire altri due, forse uno solo, perché pare che quello di Vasto riesca a salvarsi per numeri. A me francamente fa piacere, perché insomma un si presidio... tratta di una scommessa questa, perché l'impegno è gravoso. Per la città è una scommessa che dobbiamo vincere. Ecco, qui sta la capacità dell'amministrazione, siccome questo avverrà fra poco, parliamo del 2018, ecco, per la prima volta ci troviamo non a decentrare ma a riportare due grosse opportunità, una un pochino più lunga, questa subito 2018. Dobbiamo essere bravi a organizzarci, significa avere 300-350 avvocati al giorno che vengono in città con i loro collaboratori, con i loro clienti, tutto l'indotto, quindi bisogna farli trovare chiaramente qualcosa che gli dia la possibilità di spendere e stare sulla città, quindi il giornalaio, il bar, la trattoria, insomma tutto ciò che un po' di respiro comporta, in più. Un po' di respiro in più, assolutamente sì. Cambiamo pagina, Mauro Febbo, un problema che si trascina nel corso degli anni, l'interscambio tra la città storica e lo scalo, perché lo dobbiamo dire, sia la città storica che lo scalo sono due realtà completamente diverse l'una dall'altra. Non c'è riuscita nessuna amministrazione, né di centrodestra né di centrosinistra, a cercare di far interagire queste due realtà che potrebbero essere funzionali l'una con l'altra, perché Chieti, io lo ripeto, ha delle grandi, grandissime potenzialità. Sì, però questo, guardi, questo è solo un atteggiamento mentale e lo dice uno che è nato alla Civitella, e i chietini che magari mi stanno sentendo sanno di che cosa sto parlando, da una famiglia teatina. Ho sposato una ragazza, allora, adesso mia moglie da tanto tempo, invece di Chieti Scalo, 5 palazzine, quindi sappiamo parlare. Sì, dopo 35 anni di studio al centro storico della città di Chieti, io il 14 luglio mi sono trasferito e ho aperto lo studio a Chieti Scalo. Per me Chieti è una, non esiste Chieti e Chieti 2, esiste la città alta, lo scalo. Però lo scalo sono due, è più dinamico. È più dinamico, purtroppo 60 anni fa è nata senza una proiezione urbanistica che oggi non hai capacità, se non fare grandi interventi. Guarda, io lo dico perché lì bisognerebbe avere la forza di fare un grande intervento a Chieti Scalo, cioè riuscire a avere la capacità di far diventare zona di transito, anziché la famosa Tiburtina, quella che ci porta dentro Chieti Scalo, farla parallela via Piaggio, quindi prenderla dal consorzio di industriale, dal consorzio, si chiama ancora il consorzio industriale, e farla diventare quella, e trasformare la parte che oggi è attraversata da migliaia di macchine giornaliere, per farla diventare la parte attrattiva, la parte del passeggio, dello struscio, come c'è nella città alta.
ma questo richiede investimenti, richiede capacità che in questo momento tu non hai. Però io credo che sia solo un fatto di mentalità. Io non trovo nessuno di, io non trovo nessuna difficoltà. Io abito nella città alta, prima avevo lo studio a 200 metri, neanche a 150 metri, oggi ce l'ho a 4,8 km. Per me la città è la città, non ci trovo nessuna differenza, ognuno ha le sue peculiarità, ognuno ha le sue caratteristiche. Io credo, e su questo peraltro lo stiamo dicendo e ci stiamo confrontando con il sindaco, che rispetto alla prima amministrazione di Primio, rispetto alla seconda, ci sia poca attenzione, o meglio, poca quelle cose che sono state fatte avanti, per esempio questo benedetto municipio staccato, sede decentrata, che con tanta fatica, ripeto, sempre per motivi finanziari, era stato aperto a chi di scalo, stranamente è chiuso e non si capisce perché è chiuso. Queste sono disfunzioni che devono essere risolte. C'era per esempio quell'ottimo progetto portato avanti, mi ricordo, dall'assessore Mario Colantonio, ci ha lottato, ci è andato fino in fondo contro i ricorsi del cimitero a Chidiscale, un'altra opera che bisogna, anche perché abbiamo la possibilità di farlo, portarlo a compimento. Mancano queste cose, poi il resto non mi sembra che ci sia, io credo che sia più un fatto mentale. Io ripeto, lo sto vivendo adesso sulla pelle, io ripeto, lo sento questo che lei mi ha detto, non è una cosa che si era inventata Paolo Minnucci. No, è una ci cosa mancherebbe. Che sento adesso, quando, a differenza prima andavo a prendere il caffè lungo il corso, adesso me lo prendo a Piazzale Marconi, e quindi gli stessi discorsi che sentivo, cioè, qualcuno fa, però poi alla fine così, ma la differenza qual è? E poi quando andiamo a vedere sostanzialmente, perché poi quelli di Chidiscalo si lamentano, e io gli dico, scusa, ma voi c'avete l'ospedale, l'università, è vero, quindi l'attività, guarda qua le attività, a Chieti, però mi dico, ma Chieti c'è la provincia, c'è il tribunale, e cominciamo. Questo è lo stesso. Divisione interna. Poi, se ci andiamo a vivere, io credo che Chieti è un'entità. Chieti alta e Chieti bassa, Chieti scalo. E credo che su quello alcune integrazioni, alcune cose sicuramente vanno fatte, ci mancherebbe altro. Poi nessuno ha la bacchetta a mano. Però andiamo avanti. Allora, abbiamo tutti un po' di tosse, un po' di raffreddore, emergenza maltempo, lo dicevamo. Allora, però ci difendiamo dall'influenza. Ci difendiamo dall'influenza. Però il freddo c'è l'emergenza maltempo, tutti i TG nazionali hanno aperto su Rocca Raso, località sciistica bloccata, il che sembra un paradosso, perché è una località attrezzata da anni, e l'Abruzzo ha sofferto anche la zona di Lanciano, ricordiamo, scendendo fin quasi a Termoli, il blocco sull'autostrada, e anche a Chieti alcune zone, come la zona di Pescara Colle e Montesilvano, hanno sofferto molto. Ma c'è un metodo per evitare che le famiglie restino intrappolate al di là dell'emergenza che si crea ciclicamente? Però anche qui, insomma, partiamo sempre da ci sono meno soldi, diciamo la verità, soldi. La cosa essenziale, dobbiamo dirlo, voglio dire, il piano neve prima lo potevi fare con 100-200 mila euro. Io, quando ero presidente della provincia, lo facevo con 550 mila euro. Oggi le cifre sono completamente diverse. Prima c'era la provincia, oggi qualcuno ha deciso che la provincia non si capisce se ci sta, non ci sta, che esiste a fare. Voglio dire, qualcuno dovrebbe pure chiedere a Renzi e al Del Rio che riforma avete fatto. È in bilico. È chiaro che poi succedono questi disguidi. Voglio dire, c'è la provincia che non si attrezza, non lo fa per negligenza, non lo fa perché non ha i fondi, e le due cose chiaramente poi si sentono. Lo dico con negligenza, lo dico compiutamente. Il consiglio regionale, il gruppo di Forza Italia. Come si fa a dire? Fa il presidente della provincia, il sindaco di Lanciano, che ha 2000 problemi a Lanciano. Mario Pupillo, ricordiamolo. Perfetto, nel caso del PD, posso dire Mario Pupillo, nomi per chiarire. Come fa a farlo? Come fa a senza farlo? Fondi. Senza fondi, e lui tra l'altro, ma senza impiegati, che è più grave. Ma poi tra l'altro lui dovrebbe fare il sindaco di Lanciano e ha gratis il presidente della provincia di Chieti, cioè voglio dire. Cioè, oggi c'è questo populismo, questo qualunquismo che è nato, così come qualcuno voleva fare il Senato, non più Senato, ma il Senato degli enti locali. Cioè i sindaci e i presidenti delle regioni all'improvviso diventavano senatori a gratis. Cioè andavano martedì, mercoledì e giovedì a Roma a cambiare aria. Che allora, cioè voglio dire, io nella vita faccio il professionista. Cioè se io mi devo impegnare, voglio dire, insomma, devo anche avere. Cioè,
Come si fa a fare il consigliere provinciale? Oggi, domenica, si doveva votare in 3 province. Si è votato solamente... Ma il tempo ha creato un rinvio. Ma il tempo ha creato un rinvio anche in altre regioni, quindi non siamo i soli. Ma voglio dire, lo sapete, cioè, vengono eletti 12 consiglieri. Cioè si cambia legittimamente perché lo fanno per i territori, perché soprattutto nei piccoli centri la provincia si sente di più rispetto alla città capoluogo, alle città come Lanciano, come Vasto, eccetera. Si candidano i sindaci, ma lo sa che la nuova legge fatta da questo scienziato del ministro Del Rio, quello che ci sta facendo tutte quelle brutte figure con il porto di Pescara, contro Civitavecchia e Ancona, che va da Alfonso e gli promette una cosa, dopodiché succede l'altra e va bene, lasciamo perdere. Cioè, per fare il consigliere provinciale non vieni pagato nel gettone, rimborso spese, non che chilometrico, perché poi se l'esagerazione, che una volta magari forse era esagerato, chilometrico, rimborso ACI, no, adesso devi prendere il mezzo pubblico, cioè ti rimborsano il mezzo pubblico, che in alcune parti manco c'è. Beh, da Lanciano a Chieti è problematico spostarsi, no, non è solo, così semplice. Non solo, il rimborso è mezzo, cioè io adesso non so quando viene, però le posso assicurare che a chi faceva il consigliere provinciale di Francavilla, rimborso per venire a chiedere a fare il proprio dovere di consigliere provinciale, 2,48 euro. E malgrado tutto c'è una grande bagarre, c'è una grande lotta intestina. Lo si fa perché poi chi dell'archivio lo si fa perché poi chi fa politica, che ne dicano gli ultimi arrivati, che poi insomma sono quelli che fanno le brutte figure che come stiamo vedendo, lo si fa perché chi fa politica, chi fa amministrazione forse sente il dovere civico di fare alcune cose, cioè, però poi quando arrivi ad un certo livello, quando devi svolgere, devi chiudere le tue attività, vedi, io il problema l'ho risolto facilmente, adesso ci arriveremo in consiglio regionale e poi là ci divertiremo. No, quando sento dire basta, bisogna, i consiglieri devono prendere gli stipendi, a parte che non capisco perché si parla solo dei consiglieri, non si parla dei deputati, dei senatori, no, comunque anche lì Forza Italia ha fatto la stessa legge mia. In consiglio regionale abbiamo risolto il problema. Siccome dicono i nuovi arrivati che dobbiamo diminuire indennità, allora io ho proposto una cosa semplicissima. La diminuiamo. Ognuno prende quello che prendeva, che guadagnava, che dichiarava l'anno prima di fare il consiglio regionale. Così vediamo quelli che l'anno prima dei nuovi arrivati che su 6-5 dichiaravano 0,000, un altro dichiarava solo 6.000 euro. Vediamo che cosa diranno. Comunque, no, dire, se fai l'amministratore lo devi fare a un certo livello, ti devi impegnare, devi impegnare te stesso dalla mattina alla sera. È giusto che devi essere compensato. Poi restiamo a Chieti, magari... e ai problemi di Chieti cambiamo argomento. Un argomento tanto caro al nostro Amerigo carissimo, perché la città di Chieti potrebbe vivere con le potenzialità che esprime nel settore della cultura. Assolutamente. Con musei, tanti luoghi d'aggregazione, ma soprattutto il Teatro Marrucino. Purtroppo delle realtà che soffrono e continuano a soffrire. Si potrebbe fare molto di più di quello che si fa attualmente. Condivide sportivamente questo giudizio. Guardi, lui sa, lo ricorda. Beh, la Civitella, lei ha fatto tanto. Io mi inventai la discoteca sulla Civitella. Lo Stellario me lo sono inventato io. L'unicum in Italia. Ho avuto le critiche di una parte, che non me ne importa, sono andato avanti. Guardi, il Teatro Marrucino, se esiste perché Nicola Cucullo, quando Chieti fu dichiarata dissestata nel 94, anzi nel 93, fu la prima città delle 3 città capoluoghi chiamate in dissesto, mi disse: fai tutto quello che devi fare, che la legge ti impone, eccetera, ma mi devi salvare il Teatro Marrucino. Perché poi la cultura, tutti si riempiono la bocca, però nessuno dice che rientra tra i servizi a domanda individuale. Ecco, quando fai l'amministratore devi essere preparato, devi studiare, no? Che vai là a 25 centesimi, che fai a 25 centesimi? E quindi devi avere la copertura del 36% e ci vanno tutti una serie di servizi dove il comune non riesce mai a incassare il 36%. Perché la cultura è un costo, ma è giusto che sia così, la cultura è democrazia, è libertà, è progresso e deve costare, quindi è inutile che ci illudiamo. Allora il teatro deve costare alla città e la città lo deve sapere, infatti mi sembra che la città sia d'accordo e quello abbiamo fatto.
A me mi hanno fatto i ricorsi al Coreco, la sinistra, l'allora PC, l'allora eccetera, mi hanno riempito di ricorsi perché dicevano che io mettevo i dati falsi, imbrogliavo, spostavo i dipendenti, i capitoli di spesa, eccetera. Io ho difeso il Teatro Marruccino, l'ho difeso a loro, lo porto avanti, lo sto difendendo adesso da opposizione. Se il Teatro Marruccino ha avuto per il secondo anno i 300.000 euro dalla Regione Abruzzo è perché... Tutti sanno quello che ho combinato in Regione Abruzzo. Una vera battaglia, insomma. Una vera battaglia, altri 200.000 euro per il bicentenario che è nel 2018, cioè il 18 gennaio 2018 farà 200 anni che esiste il teatro. Ma è chiaro che noi dobbiamo iniziare la programmazione per farla decollare nel 2017 e poi nel 2018. Quindi è giusto che sia così, ci mancherebbe altro. Bisogna continuare a puntare però sulla ritorniamo, cultura. Però ritorniamo a monte. La delega alla cultura... che c'ha anche il Comune, principalmente una delega che c'ha la Regione. Ma se la Regione Abruzzo ha stanziato i fondi per il 2016, perché noi Forza Italia, noi centrodestra, perché Mauro Febbo ha detto se non la sbloccate io i 2.500 emendamenti del Biagio non ve li ritiro, lo sai quando? L'ultimo sabato del dicembre 2016. Quale cultura facciamo? A Chieti e in Regione Abruzzo. Se la Regione Abruzzo i fondi che deve stanziare all'inizio li stanzia alla fine. Insomma, al buon intenditore poche parole, purtroppo il tempo è volato in un battibaleno. Grazie ancora a Mauro Febbo. Esauriente come sempre Mauro Febbo, grande esperienza. Grazie consigliere regionale, già assessore regionale, presidente della provincia di Chieti, insomma noto personaggio della vita politica teatina. Grazie ad Amerigo Carissimo e naturalmente a voi per averci ancora scelto da casa. L'appuntamento con Chieti Informa torna puntuale la prossima settimana. Ciao a tutti. Forse stavi pensando ai golosi muffin alla Nutella. Forse stavi pensando ai morbidi cheesecake o al mitico donuts. Forse ci stavi pensando. Ma di sicuro adesso sì. Scopri il McCafé, il gusto McDonald's, tutte le sere, eventi e sorprese al McCafé. A Montesilvano, Corso Umberto 7 e a Pescara, Viale Marconi 375. Idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale. O addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta! Manamana. Manamana. Manamana.